Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo come al solito su Elden Ring e oggi in particolare andiamo a vedere come fare a crearci una bella build potente che ci permette di fare molto danno, tutta incentrata sulla forza. Andremo a vedere quali sono i talismani che dobbiamo recuperare ed equipaggiare per riuscire a massimizzare il danno che andiamo a fare sia in salto che comunque anche con i colpi normali. Prima di farlo, come al solito, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere sempre aggiornati con tutte le guide che farò da qui in avanti, di attivare la campanella in modo di avere sempre sott'occhio tutte le notifiche che vi arrivano e venire a vedere i miei video. Ora andiamo nell'equipaggiamento e andiamo a vedere quali sono i talismani più importanti da utilizzare. Partiamo dal primo. Io, avendo una build tutta centrata sulla forza, ho deciso di utilizzare come primo talismano il medaglione d'ambra cremisi più 1. So che esiste anche il medaglione più 2, ma credo che si possa recuperare ad un punto della storia in cui io non sono ancora arrivato, quindi se già ce l'avete utilizzate quello. Come vedete, questo ci permette di aumentare i nostri punti vita massimi e diventare molto più resistenti ai colpi nemici. Il secondo è l'arsenale del grande vaso. Vi lascio poi vedere dove lo potete recuperare. E anche questo molto importante perché ci aumenta ampiamente il carico di equipaggiamento massimo. Cosa vuol dire? Come sappiamo, è meglio mantenere almeno l'equipaggiamento in carico medio per riuscire a rollare abbastanza veloci. E con questo tipo di talismano, che è il migliore, ci garantisce un aumento della tempra e del carico massimo maggiore rispetto a tutti gli altri talismani, avremo la possibilità di aumentarlo in maniera considerevole. Il terzo, molto importante anche qui, talismano Sigillo Piaga di Radagon. Questo ci aumenta notevolmente vari attributi, tra cui adesso andiamo a vedere togliendolo. Come vedete, vitalità, tempra, forza e destrezza diminuiscono, mentre equipaggiandolo riusciamo a guadagnare un bel po' di punti su questi attributi. C'è anche un malus, diciamo un debuff di questo talismano, ovvero il fatto che aumenterà anche i danni che subiamo. Io, utilizzandolo, ho notato questa differenza, anche se devo dire che non è così importante da non equipaggiarlo, quindi il danno che subiremo sì, sarà maggiore, ma non così pericoloso da rendere il talismano inutilizzabile.
Ultimo, ma non meno importante, talismano che andremo a equipaggiare è il talismano artiglio. Questo, molto semplice da capire, potenzia gli attacchi in salto. Come ben sappiamo, la build incentrata sulla forza utilizza molto spesso l'attacco in salto proprio per dare un colpo più potente al nostro avversario e con questo naturalmente ci massimizzerà il danno quando andiamo a colpirlo in quel modo. Questa invece è l'armatura che vi consiglio di utilizzare, che è l'armatura di Lionel. Se non l'avete ancora trovata, potete comunque utilizzare un'armatura che si trova in early game all'inizio, che è questa, la corazza a scaglie. La riceverete semplicemente sconfiggendo un invasore nella zona di Sepolcride a nord, vicino a sotto al ponte che ci porta alla torre del castello. E come casco potrete anche andare a equipaggiarvi la testa di demone zannuto. Questo tipo di elmo ve lo consiglio perché se andate a vedere nello stato del personaggio qui sopra alla mia destra vedrete che ci aumenta alcune statistiche. In particolare andiamo ad aumentare di 2 punti la forza. Quindi aumentando la forza e utilizzando armi che scalano proprio su quello, 2 punti ci fanno comunque comodo se siamo all'inizio del gioco. E comunque anche questo ha delle buone statistiche da poter essere utilizzato almeno all'inizio. Per quanto riguarda le armi, invece, qui sta a vostra discrezione. Io sto usando, mi sto trovando benissimo con questo spadone, anche perché oltre a scalare in forza, come vedete arriva fino a S, fa anche un danno magico. Questa è una cosa che consiglio di fare se avete armi che scalano in forza ma riescono anche ad infliggere un altro tipo di danno, vi consiglio di utilizzarle. Potete anche usare i 2 martelli, non so se avete visto qualche video come utilizzarli in salto, fanno veramente tanto danno, ma a me non piace proprio tanto come stile di attacco. Ognuno poi si può sbizzarrire come vuole nell'utilizzo delle armi. La cosa importante è che siano armi che scalano proprio sulla forza. Questo era tutto ciò che avevo da dirvi, i miei consigli per crearvi questo tipo di build. Spero vi sia utile. Se avete ulteriori consigli da darmi o volete modificare un po' migliorando la build che ho pensato, fatemelo sapere nei commenti. Come al solito vi richiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per rimanere aggiornati con tutte le guide e attivare la campanella per vedere quando escono i miei video. Vi chiedo anche di lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!